E 40 anni fa in America, durante il Super Bowl, la finale del campionato di football americano, compariva questo spot. Vediamo. The day we celebrate the first glorious anniversary of the information purification directives. Created for the first time in all history a garden of pure ideology where each worker may bloom secure from the pests of a contradictory force. Purification, of course, is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Insomma, questo è uno spot pieno di riferimenti. Lo avete visto, riferimento a George Orwell, 1984, il regista era Ridley Scott, il grande, grandissimo regista di Blade Runner. Perché ve lo abbiamo fatto vedere? Perché questo è lo spot del primo Mac della Apple, il computer che ha in qualche modo rivoluzionato le nostre vite. Ne parliamo oggi con Davide Bennato, professore di sociologia dei media digitali all'Università di Catania, e con Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta. Professor Bennato, parto subito da lei. Prima il computer, prima dell'avvento del Mac, era usato sostanzialmente per fare i calcoli. Oggi invece è proprio il compagno della nostra vita quotidiana ed entra in tutti gli aspetti della nostra vita. Sì, buongiorno. Diciamo che lo spot dell'Apple del 1984 di Ridley Scott praticamente è iconico fondamentalmente per due motivi. In primo luogo perché il computer diventava esso stesso, questo oggetto diventava un vero e proprio oggetto di comunicazione. Infatti il Macintosh aveva delle caratteristiche di design veramente straordinarie per l'epoca. Ma soprattutto da quell'anno il computer cominciò a diventare uno strumento per accedere al mondo della comunicazione, quindi non solo più per fare calcoli o per essere utilizzato all'interno delle grandi imprese, come nel caso appunto dell'IBM che veniva rappresentata appunto del Grande Fratello, ma diventava un vero e proprio strumento anche per fare molti lavori creativi e molti lavori che erano legati anche alla vita quotidiana delle persone. Quindi sicuramente la sua iconicità è legata proprio al fatto che il 1984 è stato uno spartiacque, qualcosa che ha cambiato sostanzialmente il modo di usare il computer, ma soprattutto di vedere il computer, un oggetto nuovo, un oggetto di comunicazione. È un oggetto anche, diciamo, bello, abbiamo visto, stiamo vedendo appunto le immagini, però è un oggetto che ha cambiato proprio il nostro modo di misurarci. Quindi gestirla con consapevolezza. Professor Bennato, lei ha scritto un libro, La società del XXI secolo. Qui siamo ovviamente già oltre, corriamo velocissimi, parlavamo appunto della velocità. Addirittura Apple dice che ora è la frontiera, ma possiamo dire il presente, l'intelligenza artificiale, se non si andasse verso questa tecnologia in modo consapevole e anche deciso, si estinguerebbe proprio il computer. Sarebbe già vecchio il sistema dei computer dopo appunto 40 anni. Ci sarebbe da dire il computer è morto, viva il computer, perché in realtà ormai noi viviamo in uno spazio sociale in cui i computer sono dappertutto, in tasca col cellulare, intorno a noi, negli schermi, all'interno delle vari dispositivi che governano la nostra vita. Quindi la cosa interessante secondo me è che in questo XXI secolo si è creata una situazione per cui non c'è più soluzione di continuità tra lo spazio fisico e lo spazio digitale. Noi possiamo praticamente, se mi passa il termine informatico, switchare, cioè spostarci molto rapidamente da uno spazio all'altro grazie anche alla presenza della rete internet che ormai è ubiqua ed è immateriale nella forma del wifi. Quindi in realtà il computer non è più un oggetto, è diventato un vero e proprio ambiente, un ecosistema in cui noi ci troviamo sia per lavorare, per comunicare, ma soprattutto, ed è questa la cosa innovativa di questi ultimi anni, per interagire. Quindi uno spazio nuovo, uno spazio socio-digitale in cui ci muoviamo senza soluzioni di continuità e in cui non abbiamo sempre bisogno di nuovi dispositivi, ma anche bisogno di nuovi approcci per utilizzare queste tecnologie. Ma allora, parlando di nuovi approcci, Lavenia, ovviamente la...